cose. Io ho conosciuto dei pittori, sono passato di pittura, ho conosciuto dei pittori, io mi sono avvicinato a pittori che avevano costruito e disegnato delle cose che mi facevano impazzire di gioia, e le ho conosciute e ci sono rimaste malissime. E non voglio più conoscere nessuno. Ci sono più di uno, non mi posso dire niente, sono rimasto di un male. Questo per me è uno, vedi com'è poetico. Questo è l'opposto di quello che ho appena detto, però distinguere l'arte dalla vita. Mi ricordo, questo fa delle cose, mi piace, a un certo punto mi dice: Antonio, te lo presentiamo, dico, cazzo, che piacere, sì. Arrivo, mi guarda, mi fa, ti racconto una barzelletta della Madonna. Ho detto, forse si droga, in quel momento la droga non era pura, era variata, che ne so. Ho detto, ah sì, ti ha fatto ridere. No, è una bellissima. Mentre andavamo verso il ristorante, te ne racconto un'altra. Allora io ho cambiato il discorso, ho detto, che bello il legno che usi. Legno del cazzo che trovo. È stata una cena allucinante e ho rivenduto il pezzo che avevo, e perché ogni volta che lo vedevo guardavo lui, cioè mi viene una tristezza, però uno deve distinguere la vista, no, quasi per fortuna raro. Ma invece una cosa che tu, per esempio, parlavamo del libro delle lenticchie, ecco, come è nato? Cioè, tutto il cinema, il teatro, perché un libro su Masterchef? Ma no, io Masterchef non l'ho mai visto, il libro è nato molto prima, sì. La Ventonnée è nato 15 anni fa, mi stava già sulle valle 15 anni fa. Ah no, perché è molto bello raccontare da una piccola cosa, raccontare proprio, in un certo senso racconta, se poi lì ci sono 30 ricette e 12 sciocchi, come si chiamano. Quindi 12 racconti, è bello raccontare da queste esasperazioni, sono un po' un termometro del paese, no? Questa evoluzione così improvvisa di poco è un'arte nobilissima, importantissima, io addirittura ragazzi non volevo fare il cuoco, cioè è una cosa straordinaria, ma quando poi mi vedo certi personaggi, io dico, ma no, cioè non va bene, c'è qualcosa che non va bene, stanno rovinando tutto, o è gente sola, disperata. Perché se hai un amico, l'amico ti dice, guarda che è una puttanata quello che stai facendo. Secondo me è gente sola, che non ha amici, disperata. E quando io faccio una stronzata, mio amico mi dice, Antonio, sta attento, hai ragione, ti ringrazio, tu voglio dire. Lì è gente che vive in un seminterrato, da sola, con una quintana. Allora, 15 anni fa nasce l'Ventonnée, perché tagliava tutto alla Giulietta. Anche il cultivo ne aveva tutto. Da lì mi è venuto qualche anno fa, quando poi c'è stata questa esasperazione, che poi io sono anche curioso, vado a vedere certe cose, mi dico, ma non è possibile, forse io vivo in un altro pianeta, mi capita sempre di pensare, forse io vivo in un altro pianeta, ma infine bisogna pensare, poi troveremo quale pianeta. Ma allora mi sono detto, ciao, dai, su, ci divertiamo, e allora Gabbiani incrosta la Giulietta. Gabbiani incrosta, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto vi faccio l'esempio di questo mondo che è folle. Decido di scrivere Brodo alla griglia. E mi chiedo, forse un po' troppo. Poi però mi chiedo, conosco i miei polli. Vado a fare una ricerca e c'è Brodo alla griglia in un menù. Sapete come si fa Brodo alla griglia? Adesso ve lo dico. Si fa il brodo. Si congela in forme, pensate di ironia, cioè, tipo salsiccia costata, e si congela. Poi ti presentano una specie di carapa in titanio etrusca, che ne so. Per quello il piatto costa 186 euro. E ti viene, ascoltate questo perché è straordinario, ditemi se non è gente sola, ti viene depositato questo salsicciotto di brodo congelato, che è già tristissimo, anche un po' volgare, e con una specie di fiamma ti viene sciolto davanti e ridiventa brodo. Oppure sferificare
la sferificazione, uno degli inventori, se non sbaglio, è stato un chimico nel 1600, non lo so, però sferificare il grande maestro, io tra l'altro, poi alla fine le cose non le faccio per caso, sono anche andato da Ferrandria a Dulli, a Figueras, lì dove è in Spagna, siamo andati anni fa con amici, quello è veramente un ricercatore, un appassionato, lui inventa la sferificazione, ma così per scoprire delle cose, poi è diventata di moda, che cos'è la sferificazione? Tu hai un'olina, la disintegri, diventa liquida se la disintegri, e poi la riporti oliva. Va bene? Ora, se la signora fa questa cosa, il marito la lascia subito. Giustamente. No, scherzo, però è molto interessante scoprire tutte queste cose, certo. No? È molto interessante. Quindi ci sono tante cose, se tu ti guardi attorno, vedi, ci sono molte cose da raccontare.